informatico e come potete vedere sono anche donna. Beh, succede, e per fortuna negli ultimi anni succede sempre più spesso. All'epoca, nel mio caso, ho agito d'istinto. Mi piaceva la matematica e in generale prediligevo le discipline scientifiche. Certamente non avevo pienamente idea di quello che avrebbe significato né a livello di studio né lavorativamente parlando. Avrei potuto quindi studiare matematica, ma cercavo qualcosa di più pratico, qualcosa che mi consentisse o che mi avrebbe consentito poi di sporcarmi le mani. E in effetti così è stato, sono stata fortunata. Ho la possibilità ogni giorno di vedere concretizzarsi il mio lavoro in qualcosa di pratico. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è proprio il cambiamento. Negli ultimi anni ho avuto modo di gestire progetti e attività differenti. Giusto per darvi un'idea, ho gestito sistemi in ambito finance che mi hanno dato la possibilità di approfondire delle tematiche economiche molto interessanti. Per passare ai sistemi telematici e di infotainment nei veicoli di ultima generazione. Oppure infine ai sistemi IoT con l'utilizzo di droni sulle linee di produzione delle fabbriche. Beh, il tutto è molto interessante e affascinante. E le donne, quello che posso dire io per la mia esperienza è che le donne sono fondamentali ed essenziali in un team di progetto. E questo non perché sono superiori agli uomini, no, questo non lo penso. Ma statisticamente le donne hanno delle ottime qualità in termini di capacità logistiche e organizzative, determinazione, impegno, spirito di sacrificio, praticità, attenzione alla cura e curiosità. E poi le donne hanno anche un altro vantaggio da non fraintendere. Le donne infatti hanno la capacità di attirare gli uomini. Quando una donna parla, di sicuro riesce ad attirare l'attenzione dell'audience in modo più facile. Questa però può essere considerata un'arma a doppio taglio. Perché infatti una donna, per continuare ad essere ascoltata, deve dire cose intelligenti. In generale, la presenza di una donna in un team rappresenta motivo di stimolo per tutti gli altri componenti e consente quindi agli uomini di lavorare meglio e in modo più efficace. Dal mio punto di vista, la chiave del successo sta proprio nella diversità, nell'unione e nella collaborazione di punti di vista differenti, qualità differenti e nel relativo confronto. Questo consente di ottenere dei risultati eccellenti. Quando si è studenti è difficile da credere, ma studiare ingegneria educa le vostre menti. Vi insegna a risolvere problemi, vi insegna a lavorare in un team, vi insegna a cavarvela nella vita. E un'istruzione di tipo scientifico, unita al vostro impegno, alla vostra costanza e all'esperienza sul campo che avrete modo di fare, vi consentirà di ottenere dei risultati eccellenti. Infine, condivido con voi un consiglio. Sappiate che il futuro, l'innovazione e la tecnologia hanno bisogno di voi donne e delle vostre qualità. Seguite la vostra passione e non perdetevi d'animo lungo il percorso. Non sarà semplice. Se non avete ancora identificato quello che vi piace fare, cercatelo. Chiedete consigli in giro, fate esperienza. Qualunque cosa scegliate, non smettete mai di essere voi stesse
di affermare la vostra diversità e di seguire le vostre passioni.